Siamo al liceo classico musicale Petrarca di Arezzo, dove incontriamo la preside Mariella Ristori per parlare di quelli che sono i percorsi formativi che si possono fare in questo istituto. Ci sono delle novità perché ogni indirizzo, come dire, ha un suo potenziamento. Ci aiuta a capire che significa? Sì, sono già attivi questi potenziamenti da ben 6 anni almeno, quindi si tratta del potenziamento scientifico all'interno del quale i nostri ragazzi possono avere una maggiore ricchezza nei contenuti rispetto alla matematica o alle scienze, un potenziamento umanistico che invece ha più tradizionale, quindi ci sono dei moduli aggiuntivi riguardo alle materie come italiano, latino, greco, e poi c'è il potenziamento Cambridge, che appunto già svolge quest'anno il suo 6° anno, che è un liceo riconosciuto in tutto il mondo, sorretto dall'Università di Cambridge, all'interno del quale i nostri ragazzi studiano 1 ora in più di inglese con una docente madrelingua alla settimana, ma anche la matematica in lingua, per arrivare a conseguire 2 certificazioni, una alla fine del 3° anno e una alla fine del 4°. Dall'anno scorso abbiamo anche un percorso rondine, che invece è innovativo rispetto più alla metodologia che mette al centro proprio il ragazzo come protagonista. Per quanto concerne invece il liceo musicale, che possibilità ci sono? Anche al liceo musicale i ragazzi possono scegliere tra l'indirizzo tradizionale e l'indirizzo Cambridge. In quel caso la disciplina studiata in lingua inglese non è la matematica ma music, cioè più nello specifico la teoria analisi e composizione, per arrivare anche loro alle certificazioni che abbiamo detto al 3° e al 4° anno. Quindi si ha la possibilità di ottenere una certificazione e di elevare, insomma, le proprie competenze nella lingua straniera. Certo, le competenze nella lingua straniera un po' per tutte le sezioni, ma in particolare all'interno delle sezioni Cambridge sono veramente alte, consentono ai nostri studenti di poter affrontare università in lingua, se non addirittura all'estero, perché capita ai nostri ragazzi che spesso anche affrontino sia al musicale che al classico studi in altri paesi. Ecco, quindi si ha la certezza di avere delle ottime basi da cui partire per affrontare qualsiasi facoltà. Sì, io direi proprio di sì, non soltanto perché ci sono ottime basi di tipo culturale, ma perché i ragazzi vengono nel tempo abituati a uno studio sistematico, a prendere seriamente con impegno la scuola. Noi ci teniamo molto a rafforzare anche il loro senso di responsabilità, perché siamo convinti che solo in questo modo si formano dei cittadini consapevoli che non solo sanno affrontare la complessità del mondo attuale, ma possono diventarne anche protagonisti. È un metodo per affrontare la vita, si può dire? Sì, io credo che chiunque esca dalla nostra scuola possa affrontare con facilità qualunque facoltà, in qualunque ambito.